Raffi e il suo nuovo singolo si chiama Niente. Ciao Raffi. Ciao a tutti, grazie. Ti chiami Raffaella Maria Senese, giusto? Senese, esatto. Sei giovanissima e già hai al tuo attivo una bella esperienza. Parliamo di questo nuovo singolo, Niente. Sì, allora, Niente è un singolo a cui io tengo davvero tantissimo perché è qualcosa di nuovo, diciamo, nella mia musica, nel mio repertorio. Nell'ultimo tempo mi hanno sentito cantare musica reggaeton, quindi ora ho deciso di espandere, diciamo, questo mio repertorio, la mia musica. Ti piace di più? Io non sono proprio passata da uno all'altro, perché il reggaeton ci sarà comunque, farà sempre uscire musica reggaeton lo stesso, però diciamo che ho voluto fare anche altre cose, fare sempre queste cose dopo un po', e a me mi stanca, mi piace essere molto innovativa e portare cose nuove. Questo sarà il disco dell'estate? Sì. Quindi il tuo singolo, e naturalmente speriamo sia anche uno dei dischi più suonati quest'estate. Lo speriamo, lo speriamo. Chi è Raffi? Allora, Raffi è una ragazza molto solare, estroversa, però allo stesso tempo anche un po' sensibile, diciamo, in certe cose, in certe situazioni. Raffi si è fatto un bel caratterino, perché con il tempo ha avuto esperienze non per forza bellissime, anche con il bullismo e problemi di salute, e diciamo che sono sempre stata un po' attaccata da questi episodi, dalle cattiverie, tutto. E con il tempo sono riuscita a farmi una corazza che mi ha aiutato ad essere Raffi di oggi. Raffi, vogliamo parlare delle tue esperienze passate musicali? Io ho iniziato 5 anni fa in Romania, nel paese di mamma. Io ho iniziato a fare musica da abbastanza piccola. È stato un po' difficile, devo ammetterlo, perché comunque, essendo giovane, essendo anche donna, io grazie a mia mamma che mi ha sempre seguita, mi è sempre stata vicina, quindi ho avuto sempre il suo appoggio. Ho iniziato a fare musica appunto in Romania, poi sono venuta in Italia e dopo il Covid ho iniziato a lavorare qui, perché appunto non avevo più la possibilità di andare in Romania con tutte le restrizioni che c'erano, e ho voluto comunque fare musica, quindi non sono fermata a questo, diciamo. Niente è stato prodotto da Cătălin Muzicaru, il mio produttore in Romania, e come fratellone per me, perché è molto giovane anche lui. E abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto e ora lavoreremo a tantissime canzoni insieme d'ora in poi. Vogliamo dare i tuoi contatti social? Sì, mi trovate su Instagram come Raffi The Artist, su YouTube Raffi e su Spotify Raffi. Grazie Raffi, noi ascoltiamo il tuo Niente, un in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie mille. Sempre.